Lorella Cuccarini torna su Rai 1, dove e quando? Lorella Cuccarini e il ritorno su Rai 1, ecco la data e dove. L'amatissima conduttrice, cantante e ballerina Lorella Cuccarini, dopo aver condotto sulla prima rete programmi come Scommettiamo che è domenica in E, lo scorso anno, la trasmissione Nemica Amatissima, al fianco di Heather Parisi, ora è pronta a tornare su Rai 1. A rivelarlo è Vlog, che fa sapere che Lorella Cuccarini sarà tra gli ospiti, domenica 1 ottobre, della seconda puntata di Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio, in onda a partire dalle 20:40. La conduttrice avrà modo, in trasmissione, di far partire la raccolta fondi di 30 ore per la vita, a favore dei bambini affetti da epilessia e di promuovere i suoi due nuovi spettacoli teatrali Non mi hai più detto ti amo, nel quale sarà accompagnata dall'attore Giampiero Ingrassia interpreterà il ruolo di Serena, una madre che giunge a un importante punto di svolta nella sua vita, e La regina di ghiaccio, un musical sulla base della Turandot del grande compositore Giacomo Puccini. La Cuccarini condividerà la serata anche con la giovane sportiva paralimpica Bebe Vio, che sarà intervistata da Fazio e presenterà il suo programma La vita è una figata, che partirà domenica 8 ottobre sempre su Rai 1. Lorella Cuccarini ospite a Che Tempo Che Fa, domenica 1 ottobre. Periodo d'oro, questo, per l'instancabile showgirl Lorella Cuccarini, che si mette sempre alla prova e domenica sarà tra gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. La trasmissione ha debuttato in prima serata su Rai 1, dopo essere stata trasmessa per 14 anni su Rai 3, con la 15ª edizione la scorsa domenica, 24 settembre, e ha ottenuto un importante risultato in termini di ascolti, tenendo incollati allo schermo circa 5 milioni di telespettatori, raggiungendo un picco di share del 21%. Ad aprire la serata che è stato il compositore Ennio Morricone, che ha raccontato quello che è stato per lui il difficile inizio. Tra gli ospiti ci sono stati anche gli attori Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino, che hanno presentato il loro film Chi m'ha visto, nelle sale giovedì 28 ottobre, con una simpatica incursione telefonica di Rosario Fiorello. Chissà se anche la seconda puntata con Lorella Cuccarini come ospite otterrà gli stessi risultati. La conduttrice ha alle spalle molti risultati importati su Rai 1, come la presenza come showgirl in Fantastico 6 e Fantastico 7, negli anni 80, programmi nei quali era stata fortemente voluta dal conduttore Pippo Baudo.